Vi manca già The Last of Us? Sentite la mancanza di zombie che vi vengono a cercare per mangiarvi? Niente paura, noi di Ciacche Azioni vi consigliamo 5 serie TV da vedere se avete amato The Last of Us. Iniziamo dalla numero 1, una top 5, diciamo, per capire più o meno cosa guardare se vi è piaciuta la serie creata dalla coppia d'oro Craig Mazin e Neil Druckmann, ovvero The Last of Us, appunto. Partiamo, appunto, come ho detto, dalla numero 1. Assolutamente era impossibile non nominare The Walking Dead, serie che trovate su Disney più completa e di tutte e 13 le stagioni, che potete tranquillamente guardare lì. A differenza di The Last of Us, The Walking Dead si concentra molto più sugli infetti e su il pericolo incombente della contaminazione del virus e sui morti viventi che vengono a cercarti per ucciderti. Sicuramente The Last of Us è più profonda, un viaggio di crescita di Joel ed Ellie, mentre qui troviamo un Rick che cerca di sopravvivere con la famiglia e cerca di evitare di soccombere il più a lungo possibile. Quindi io vi consiglio di guardare The Walking Dead se non l'avete fatto, ma anche il prequel di The Walking Dead, ovvero Walking Dead World Beyond, che trovate su Prime Video, sicuramente anche Fear the Walking Dead. Tutto ciò che riguarda il franchise The Walking Dead è da guardare, se non l'avete fatto, fatelo. Una serie che potete trovare su Netflix e che non è stata di certo sotto i riflettori come Walking Dead, ma che vale la pena guardare, è Black Summer. La serie è uno spin-off diretto di Z Nation, più cupo del suo predecessore, nel quale viene sottolineato dove i più forti riescono a sopravvivere in un mondo post-apocalittico dove l'umanità è caduta e cerca appunto di tirare avanti. Trattandosi appunto di un'epidemia zombie, i protagonisti della serie dovranno cercare di adattarsi ad un mondo cambiato da un giorno ad un altro, quindi adattarsi a quello che viene a sopravvivere, a cercare di evolversi, cercando appunto di trovare una soluzione ai problemi che vi si parano davanti. In molti casi questa serie sottolinea il fatto che non c'è un bene o un male, non c'è bianco o nero, in quanto i protagonisti dovranno prendere delle decisioni che agli occhi del pubblico non sono proprio ben gradite e metteranno a dura prova appunto immedesimarsi con il personaggio che prende queste decisioni, cercando di capire se sia effettivamente un buono o un cattivo. C'è sempre una sfumatura, come in The Last of Us, nelle azioni che si fanno durante questi casi. Quindi Black Summer sottolinea proprio questa parte dell'epidemia zombie e di un mondo post-apocalittico. La terza serie che vi proponiamo è Station Eleven, che potete trovare su Team Vision. Quindi una serie che parla di un'epidemia globale, un po' come quella accaduta pochi anni fa nella realtà di co col Covid, un'epidemia che ha dimezzato l'umanità e che cerca di sopravvivere. Qui troviamo razza umana disperata che non riesce a trovare immediatamente la via da seguire e molti cadono nella tristezza più totale, in un buio profondo. I protagonisti di questa storia sono particolari: un uomo completamente disperato che non sa dove andare e cosa fare della sua vita, e una bambina apparentemente abbandonata di nome Kristen. La serie presenta alcuni salti temporali che potrebbero rendere difficile la fruizione, in quanto la trama è molto articolata e non riesce a proseguire in modo fluido la visione. Non sempre questo rende difficile seguire gli eventi che accadono ai protagonisti, quindi troviamo comunque gli scontri tra culti che si sono formati in una realtà post-apocalittica e le vicende dei protagonisti che cercano di divincolarsi in ciò che accade loro. La quarta serie che vi proponiamo la trovate su Netflix ed è Sweet Tooth. Assolutamente una delle serie più sottovalutate degli ultimi anni, in quanto Sweet Tooth racconta appunto un mondo post-pandemico nel quale un virus ha ucciso la maggior parte degli esseri umani e dopo la contaminazione del virus sono nati bambini ibrido uomini-animali. Infatti il protagonista è Goose, un bambino mezzo uomo e mezzo cervo, che cercherà di sopravvivere a ciò che gli accade durante il tragitto, in quanto viene
nascosto dal padre inizialmente, e dopo una serie di vicissitudini si troverà a vagare per il mondo alla ricerca di suoi simili, a sopravvivere per evitare di essere ucciso e cacciato dagli uomini. L'ultima serie che vi andiamo a proporre è Snowpiercer. La trovate su Netflix ed è composta da 3 stagioni ed è il proseguimento diretto del film del regista Bong Joon-ho, quello di Parasite, per capirci, in quanto espande ancora di più in una maniera incredibile il mondo creato dal regista coreano, nel quale un congelamento completo del pianeta ha costretto l'umanità a vivere in un treno diviso in diversi vagoni, in diverse classi sociali. Nella serie viene espanso ancora di più questo mondo nel quale gli uomini sopravvissuti al congelamento del pianeta devono vivere e sopravvivere su un treno in continuo movimento. Snowpiercer non ha protagonisti, uomini che cercano di ucciderti per divorarti, quindi carnivori o zombie affamati del tuo cervello, ma ha comunque protagonista l'uomo. Un uomo assetato di potere che cerca sempre di conquistarlo in qualsiasi maniera e in qualsiasi modo possibile, anche uccidere i suoi simili, nonostante le condizioni di estrema difficoltà nel quale si trovino i protagonisti che vivono sul treno. Questa serie sottolinea, come nel film di Bong Joon-ho, la divisione in classi sociali che caratterizza moltissimo i film del regista coreano e, come nel film, anche nella serie, questo aspetto è sottolineato ed è uno dei cardini fondamentali di questa serie TV che trovate nuovamente, come detto, su Netflix. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito a commentare se avete qualche altra serie da voler consigliare agli altri e vi invito a seguirci sui nostri canali Facebook e Instagram che trovate linkati qui sotto e vi invito a iscrivervi al canale con la campanellina e cliccare il mi piace. Grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciacchiazione.